Ben ritrovati R9 Con. Questa mattina al centro del nostro programma ci sarà appunto la solidarietà e ne parliamo con Alessandra Morelli dell'ufficio comunicazione Ama Aquilone. Buongiorno Alessandra. Buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio R9. Allora Alessandra, io parlavo di solidarietà appunto perché recentemente avete presentato in una conferenza stampa il progetto I 100 Cammini. Di che Sì. si tratta? Allora, è un progetto che nel territorio esiste già da diversi anni e che quindi ribadisce una collaborazione consolidata con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Certo. È un progetto che parte da un presupposto molto semplice ma fondamentale, parte da un articolo della Costituzione italiana, quindi è direttamente ispirato all'articolo 3, ogni cittadino ha pari dignità sociale, e in base a questo e a partire da questo si rivolge a quelle che in maniera blanda e anche un po' superficiale definiamo le nuove povertà, ma che in realtà hanno dei volti molto specifici, quindi di famiglie in difficoltà, piuttosto che famiglie monogenitoriali, piuttosto che tutte quelle persone socialmente fragili che in qualche modo devono chiedere aiuto per ottenere servizi di base sociale. Sanitari, legali. Tra l'altro, ecco Alessandra, nella prima edizione avete avuto 323 persone in Sì. condizione di forte disagio dai 64 ai 3 anni, quindi Sì. davvero un target ampio. Sì, quello che anche attualmente a livello europeo è stata definita come la soglia delle povertà, è qualcosa di estremamente liquido nel nostro territorio, nel senso che famiglie che pochissimi anni fa avevano la possibilità di accedere a dei servizi, in brevissimo tempo si sono ritrovate a non poterlo fare. Noi abbiamo appreso a livello europeo che da qualche giorno abbiamo appreso questo, che l'Italia è tra i paesi più poveri e Certo. quindi attraverso questo servizio noi diamo a questi numeri, in Italia parliamo di 10 milioni di persone, diamo dei volti e manifestiamo delle necessità. E ecco, magari per chi ha bisogno, come fa per accedere a questi vostri servizi? Esiste un polo solidale, quindi esiste un ufficio che poi è proprio qui vicino, è in via Pasubio, ed è all'interno del centro diurno della cooperativa Ama Aquilone. Chiunque ha bisogno si può rivolgere all'ufficio, appunto al polo solidale, quindi al segretariato sociale, e manifestare le proprie necessità. Da lì poi verranno attivati prontamente gli interventi che sono, ricordiamolo, di vario tipo, sono sostegno al reddito, appunto a favore dell'autonomia economica delle famiglie a rischio di povertà, l'assistenza sanitaria di base, che è importantissimo, soprattutto Certo, nelle famiglie in cui ci sono dei bambini, bambini, vero? l'assistenza finanziaria e legale e l'orientamento al lavoro, soprattutto per quelle persone che per un particolare vissuto o per aver perso il lavoro si trovano nell'impossibilità e nell'autonomia di potersi gestire anche nei colloqui o nel semplice scouting di possibilità lavorative, appunto. Assolutamente chiaro, Alessandra. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa, poi ritorniamo qui per parlare anche sia dei nuovi ambiti di intervento che dei numeri inerenti proprio alla solidarietà. Restate con noi. Ben ritrovati, R9 Con. Siamo in compagnia di Alessandra Morelli dell'ufficio comunicazione Ama Aquilone. Stiamo parlando della solidarietà, del progetto I 100 Cammini. Allora, quali saranno i nuovi ambiti di intervento proprio? Quest'anno c'è in particolare un ambito di intervento che riguarda tutta una serie di consulenze per la creazione di impresa. Verrà lanciato un bando il prossimo anno, quindi nel 2018, dedicato al concorso di idee per la creazione appunto di start-up di impresa. E questa è un'ulteriore possibilità lavorativa che il Certo. progetto inserisce insieme a, ricordiamolo, una rete straordinaria di collaboratori, quindi una rete di medici solidali. Questo volevo ricordarlo perché riguarda appunto i servizi già consolidati, quindi la rete dei medici solidali, appunto tutta la rete di consulenti legali ed amministrativi che permettono ai servizi di esistere e di dare appunto loro autorevolezza. Però c'è questa novità. Quindi ci sarà un fondo economico dedicato alla creazione di start-up di impresa.
E al contempo questo fondo economico, oltre a premiare le idee più meritevoli, appunto, come in un contest che si rispetti, sarà anche finalizzato al sostegno appunto della creazione di imprese attraverso dei servizi gratuiti che riguardano in primis la consulenza sempre legale e fiscale, ma anche la redazione di business plan da parte di chi magari non se ne è mai Certo. occupato e la formazione professionale, naturalmente, che è alla base un Quindi po' davvero un di supporto e un tutto. affiancamento durante tutto il percorso di queste Sì, nuove realtà sì. di impresa. Prima di concludere, Alessandra, appunto, se volevamo dare qualche numero a conferma di quanto è importante questo progetto, di quanto lo è stato anche lo scorso anno nella prima edizione. Allora, sì, a noi piace dare ai numeri dei volti innanzitutto, quindi ti ringrazio di Certo. averci dato la possibilità appunto di raccontare il progetto I 100 cammini. Vi dico che dai dati che ci vengono forniti appunto dai referenti, parliamo semplicemente del periodo da marzo 2015 a dicembre 2016, quindi vi diamo i dati di una Certo. piccola fetta per farvi capire. Le persone aiutate e quindi le persone che hanno chiesto supporto al Polo Solidale, che ricordiamolo è in via Pasubio, presso il centro diurno della cooperativa Manquillone, sono state più di 300. C'è una predominanza maschile, ma tantissime sono state le donne. La media è quella dei 40 anni, la più giovane persona che ha ottenuto il supporto aveva 3 anni, quindi Mamma mia. parliamo di bambini, quella più anziana, tra virgolette, ne aveva 64. Il servizio più richiesto è stato quello di orientamento al lavoro, con più della metà delle persone richiedenti, 275, ti do il numero, seguito poi dalle cure dentarie specialistiche con 97, perché noi sottovalutiamo l'importanza anche di avere un aspetto gradevole per quanto riguarda l'inserimento Vero. lavorativo, perché va benissimo la formazione professionale, però persone che devono presentarsi per fare un colloquio di lavoro e magari non hanno la possibilità economica di curare il proprio sorriso piuttosto che il proprio aspetto, la vista. È Sembrano importante. dettagli, ma sono assolutamente importanti e anche questi aspetti meramente visivi sono significativi per quello che noi diciamo appunto garantire la dignità di una persona, a partire dal suo aspetto fino alla sua. Soprattutto per quando parliamo del primo approccio, no? Nel Assolutamente sì, assolutamente colloquio. sì. Alessandra, ecco, rimandiamo Sì. magari il tempo a nostra disposizione, purtroppo è terminato. Rimandiamo al vostro sito, così magari, ecco, si può essere sempre Assolutamente sì, aggiornati. assolutamente sì. Tutti gli aggiornamenti, quindi i numeri, li trovate sul sito www.ama.coop, che è il sito della cooperativa Maquilone. Ricordiamo che il Polo Solidale si trova in via Pasubio 78 ed è il centro, il cuore per accedere ai servizi del progetto 100 Cammini, e che gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì. Perfetto, allora grazie Alessandra Grazie per essere a voi. stata in nostra compagnia. R9 Con termina qui.